Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Allora di Amadeus. Un'idea di Flavio Azzarelli e Luca Valerio totalmente autofinanziata. Rotocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi e divulgatori scientifici. Buongiorno a tutti. Allora, con le mie pillole di Billy, oggi farò una parte seria. Sono passati 2 giorni dal 2 agosto e sono passati 40 anni dal 2 agosto dell'80. 2 agosto dell'80, strage di Bologna. La strage di Bologna è il più grave attentato terroristico che ci sia stato in Italia, diciamo, dal dopoguerra in poi. Ha causato 85 morti e 200 feriti. E si inseriva, diciamo, in una striscia di attentati particolari, tutti legati a trame di eversione di destra, di terrorismo di destra e trame di servizi segreti, che risalgono, cioè che partono dalla strage di Piazza Fontana, la strage di Piazza della Loggia, il treno Italicus. Ne abbiamo avuti un po' negli anni 70 e, diciamo, il culmine si è raggiunto il 2 agosto dell'80 con la strage di Bologna. Una bomba nella sala di aspetto della seconda classe della stazione di Bologna, e una bomba nella sala di aspetto della seconda classe della stazione della stazione di Bologna, e questo è il risultato. Spesso viene indicato come uno dei grandi misteri, come una situazione di cui non si sanno i risultati. In realtà, diciamo, ci sono ancora cose da scoprire, ma tante cose si sono scoperte, ed è giusto ricordare cosa si sa, per ricordare che ci sono delle verità che sono state accertate con sentenze definitive, con motivazioni incontestabili, no? Ed è giusto ricordarle, perché troppo spesso nella confusione della storia ci si dimentica. Quindi io non dirò cose strane, cose a sorpresa, cose particolari, ricorderò le banali e semplici verità accertate con sentenze definitive, no? Come ho detto, ricordando alcuni particolari, il particolare, diciamo, più clamoroso è che si è parlato fin dall'inizio di depistaggi, e uno dei depistaggi è cominciato quasi subito. Fin dall'inizio non si è detto che era un attentato, si è detto che era un incidente, una qualcosa che aveva preso fuoco, un'esplosione casuale, una caldaia esplosa, e le prime indagini non sono state a cercare i colpevoli. E quindi chi aveva fatto quello scempio, quei massacri, è potuto scappare e allontanarsi completamente indisturbato, e, come dire, le ricerche materiali sono iniziate molto dopo, molto, anche un giorno dopo. Non sto parlando di cose lunghe, ma un giorno rispetto alla ricerca delle prove materiali è tantissimo, no? Comunque sia, a parte questi ritardi, mi piace ricordare che, visto che siamo, come dire, in un momento in cui c'è stata una cosa traumatica qui a Genova, in cui abbiamo il ricordo di 2 anni fa, il crollo del ponte e adesso la ricostruzione, anche qua ci sono stati fischi, critiche, così, e giustamente si è cercato di salvare solo il Presidente della Repubblica. È avvenuta la stessa cosa anche in occasione dei funerali a strage di Bologna, fischi per tutti i politici che erano venuti a fare la passerella, e si è salvato solo il Presidente della Repubblica, che allora era Sandro Pertini. Le sentenze, abbiamo la prima sentenza. Pensate però ai tempi per arrivare a questi risultati, questo spiega perché si parla di depistaggi, i tempi. Nel 1995, quindi a 15 anni di distanza dai fatti, abbiamo la prima sentenza di condanna per strage per gli esecutori materiali.
vengono condannati due terroristi dei NAR, Lupe Armati Rivoluzionari, un gruppo di estrema destra, con condanna primo grado, appello e Cassazione definitiva. Quindi, come dire, non c'è nessun dubbio, Mambro e Fioravanti vengono condannati, un uomo e una donna sono, vengono condannati per essere gli esecutori materiali. Chi, come dire, contesta questa cosa, di fatto utilizza un unico argomento, che questi avevano confessato altri omicidi, ma questo non l'hanno confessato e quindi secondo loro non sarebbe vero. Peccato che tutte le prove del processo hanno detto un'altra cosa e uno può, come dire, anche confessare alcuni omicidi, ma confessare di aver messo una bomba in una stazione e aver ammazzato 85 persone che passavano di lì per caso, forse non è proprio la stessa cosa. E quindi, come dire, l'argomento utilizzato a difesa è veramente risibile. E comunque ci sono sentenze definitive. Insieme a questi vengono condannati per banda armata e non per strage, oltre a Mambro e Fioravanti, anche Cavallini e Gialloni, scusate, qui un nome che non si capisce, perdonatemi. Poi ci sono più importanti le condanne per i depistaggi. Le condanne per i depistaggi più importanti, più clamorose, le condanne per i depistaggi. Ossia condanne per calunnia, ossia hanno accusato falsamente altre persone per coprire i veri responsabili o per coprire mandanti, per fare coperture. E qui abbiamo Balmonte e Musumeci, che sono due responsabili, due ufficiali del SISMI, ossia dei servizi segreti italiani. Quindi attenzione, questa cosa è particolarmente importante, nel senso che abbiamo due ufficiali dei servizi segreti antiterrorismo, cioè quelli che dovrebbero impedire queste cose, che hanno coperto i responsabili di questi fatti. E anche questo è accertato con sentenza definitiva di condanna. E poi altri due condannati sono Pazienza, un faccendiere che collaborava con Sismi, e Licio Gelli. Licio Gelli l'avrete sentito nominare per la loggia P2, che poi alla fine uno con sta storia a distanza di anni cos'è, cosa non è, una loggia massonica, vabbè, ma cos'è? Collaborava con i servizi segreti a coprire stragi di questo genere. Una loggia alla quale erano iscritti vari politici italiani, vari imprenditori italiani. Spiace ricordare in un momento che ormai è in declino, era scritto allora, che non era ancora così importante come è diventato dopo, ma era scritto anche Silvio Berlusconi. Poi abbiamo altre sentenze. Abbiamo un'altra condanna per depistaggio per Bongiovanni, un altro personaggio legato all'estrema destra e legato anche al mondo criminale. Nel 2006, nel 2001 questa, nel 2007 invece abbiamo come condanna per un altro esecutore ed è Ciavardini, un altro partecipante dei NAR, quindi il Nucleo Armato Rivoluzionario, sempre gli stessi, ha ulteriore conferma in un'altra sentenza di una ricostruzione in cui si aggiunge una persona che ha collaborato a mettere la bomba, ma che il giro era sempre quello. Cioè l'operazione fatta da questo gruppo di estremisti di destra coperti regolarmente dai servizi segreti. Nel 2020, adesso a gennaio, abbiamo avuto un'ultima sentenza in primo grado per ora. Uno di quelle persone, Cavallini, uno di quei persone dei NAR che era stato condannato solo per banda armata, viene condannato in primo grado, e anche lui era dei. Come detto, Deina viene condannato in primo grado anche per concorso in strage, quindi avrebbe avuto un ruolo anche in questa vicenda. In contemporanea abbiamo un avviso a chiusura indagini per strage per un altro personaggio legato sia all''ndrangheta che all'estrema destra, in questo caso però all'Avanguardia Nazionale, come esecutore tal Bellini, e poi una richiesta di conclusione indagini per quattro mandanti, persone responsabili di concorso di strage per aver ideato e inviato le cose. I quattro sono Licio Gelli, sempre lo stesso, Ortolani, attenzione, Ortolani è un banchiere che era il finanziatore della loggia P2. E gli altri due sono D'Amato, un uomo dei servizi segreti, un altro uomo dei servizi segreti, addirittura in questo caso tra i mandanti,
e Tedeschi, un ex senatore del Movimento Sociale Italiano. Questa è solo una chiusura indagine. Queste quattro persone sono decedute, quindi il procedimento si chiuderà in questo modo. Una richiesta di archiviazione del pubblico ministero per morte del reo, con però una serie di motivazioni del perché si ritiene le persone siano responsabili. Ci sarà un decreto di archiviazione di un giudice, di un GIP, che spiegherà se ritiene valide le motivazioni, ossia che ci sono seri indizi nei confronti di queste persone di essere rimandanti, però non si può fare il processo perché sono morti, oppure se ritiene che non ci siano questi seri indizi. In ogni caso, avremo messo per iscritto in un decreto definitivo del tribunale, di un tribunale italiano, in cui sarà scritto se i mandanti della strage di Bologna ci sono uomini dei servizi segreti e della loggia P2. Credo che sia un fatto che è opportuno ricordare, come è opportuno ricordare chi sono e cosa è stato accertato in merito a questa vicenda. E niente, un'ultima cosa, mi risulta che quando è stata ricostruita la stazione di Bologna non sia stata fatta come dire, una particolare festa e messa in evidenza della ricostruzione, ma si faccia con regolarità una commemorazione delle vittime e con un invito, ahimè, a cercare meglio e più velocemente i colpevoli. E direi però che i tempi sono stati molto lunghi, ma qualcosa si è scoperto e quel qualcosa è giusto che ce lo ricordiamo. Grazie per averci seguito. Nella descrizione troverete il link alla puntata originale YouTube. Seguiteci anche attraverso i nostri canali Facebook, Instagram, Twitter, Periscope e Twitch. Cercate All'ora di Amadeus, tutto attaccato senza apostrofo. State ascoltando Some Autumn Strings di Stefan Kartenberg, licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale 3.0. Arrivederci al prossimo podcast.